prime scelte di questa gara. Va da Retegui subito. Eccolo l'ingresso di Retegui e allora sentiamo anche la risposta di Luigi Ferraris. Lì da dove il suo bisnonno è partito, da Genova. Allora inizia il secondo tempo di Genoa-Monaco e si riparte dall'1-0. Martinez, pressing alto di Retegui che recupera quasi subito palla e va già a infiammare la gradinata nord. Mentre Vanderson ricomincia da Magassà, disturbato da Retegui. Eccolo il lavoro sporco dell'attaccante argentino naturalizzato italiano. Retegui, lanciato in campo aperto, controlla e prova a rientrare. Martin, all'errore proprio da Boadu, è stato poi graziato. Retegui protegge il pallone dall'arrivo di Disasi e si va a riprendere il possesso. Folland voleva riaprire per Benseguir, due volte Biraschi, poi va in avanti a cercare Retegui. Gudmundsson, può essere un 2 contro 2. Retegui a lavorare di fisico con Disasi, accompagna l'azione Frendrup, dentro per Retegui, in area Retegui, non è riuscito a controllare bene. Tanto spirito di sacrificio. Retegui, la sponda per Gudmundsson, una posizione con tante maglie del Monaco. Retegui controlla, appoggia per Strootman. Dragusin, zona tiro, cerca invece il cross con troppa forza, chiesta una deviazione, di fatto anche per loro come se fosse un po' un precampionato, una preparazione per tornare a preparare il ritorno in Serie A. Fallo intanto di Retegui, al limite recupera Vanderson che riapre poi per Benseguir, altro 1 contro 1. Benseguir cerca una finta su Retegui, bravo poi a riprenderla. Arriva poi Frendrup in recupero. Retegui spalla l'avversario, gioca corto. Dragusin per Retegui, spalla la porta, appoggia verso Iaghiello, messo giù da Vanderson con un fallo. Retegui, buono l'appoggio per Iaghiello, può sviluppare l'azione a sinistra al Genoa. Sabelli, dentro l'area anche Coda. Sabelli fa il cross, colpisce male anche Disasi, poi sbucca Retegui di testa e non trova la porta. Ha aperto e chiuso l'azione Retegui. E sull'errore della difesa del Monaco, Disasi sembra quasi volersi nascondere alle spalle di Coda. Retegui sponda proprio verso Coda. Iaghiello può metterla giù, trova bene Sabelli. Retegui lavora a spalle alla porta, se la tocca troppo la recupera. Coda ancora verso Retegui, prova a passare poi in mezzo a due. Coda eccessivo. Retegui prova a lavorare il pallone e guadagna una rimessa con le mani. Errore di Diop, allora riparte Retegui. Anche con un pizzico di fortuna riesce a passare. Tocca per Dragusin. Chiude l'1-2 con Retegui, che può andare verso l'area di rigore. Retegui va al cross, appena lungo per Coda. Arrivano subito gli applausi per l'attaccante argentino naturalizzato italiano. Ultimi secondi di partita, allora fischia 3 volte la fine di Genoa-Monaco.